loro dalla Carta Costituzionale. E mentre Confindustria difende l'attività della produzione, i sindacati invece minacciano uno sciopero generale. Pronti alla mobilitazione fino ad arrivare allo sciopero generale in difesa della salute dei lavoratori e di tutti i cittadini. A metterlo nero su bianco in una nota congiunta prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto con la lista delle attività considerate non essenziali che si fermano e di quelle che invece continuano sono CGL, CISL e UIL. Passano 20 ore tra l'annuncio della nuova stretta e la pubblicazione del decreto con il ministro dello sviluppo Patuanelli al lavoro su questa lista delle attività essenziali, dalla quale secondo fonti sindacali prima sarebbero entrate e poi uscite con la stesura finale alcune voci, per esempio i codici delle attività economiche che identificano settori come lavorazione di metalli e siderurgia. Da Confindustria alle piccole e medie imprese di Confapi, agli artigiani di CNA, le principali associazioni imprenditoriali hanno scritto al governo chiedendo di tenere conto del rischio di interrompere forniture imprescindibili alle attività essenziali e anche di porre le condizioni per molte realtà produttive di chiudere adesso per non riaprire più, mettendo in allarme i sindacati che di fronte all'ipotesi di un allargamento delle maglie alla fine hanno alzato la voce e minacciato lo sciopero. Nel testo finale restano alcune deroghe e due giorni fino a mercoledì 25 marzo concessi alle aziende per adeguarsi alle nuove norme, concludere le lavorazioni in corso, ricevere materiali ordinativi già in viaggio, consegnare quanto già prodotto e destinato ai clienti. Il settore dell'auto, da FCA a Ferrari, che hanno riconvertito alcune linee per produrre parti per i ventilatori polmonari, dalla Pirelli alla Brembo, ha già fermato le fabbriche per interventi di sanificazione. Fincantieri, con i suoi stabilimenti per la produzione delle navi, aveva già ridotto le attività mandando in ferie tutti gli addetti fino al 29 marzo, misura che ora si prolungherà fino al 3 aprile, ma resterà in servizio chi si occuperà di sicurezza degli impianti. Il siderurgico alla fine è stato definito non essenziale, ma la ex Ilva lavorerà a scartamento ridotto perché è un impianto a ciclo continuo e non può fermarsi. Il tessile e l'occhialeria chiudono gli impianti, Luxottica lo ha già annunciato, si fermeranno anche i fornitori dei grandi marchi della moda. E alla luce dei nuovi